Buongiorno a tutti, benvenuti. Direi che possiamo cominciare. E allora, io sono Sonia Scavelli, sono una collaboratrice della Fondazione Franceschi che ha organizzato questo seminario in cui vorremmo creare più che altro anche occasioni di scambio fra di voi riflettendo insieme su concetti di semplicemente inteso appunto come parola che a volte diventa il leitmotiv di tante decisioni, di tanti modi di procedere nella vita, almeno di come si dovrebbe teoricamente pensare nella vita, ma che magari in realtà ha dei risvolti decisamente più vari e interessanti rispetto a quello che magari si può pensare anche un po' comunemente. Questo seminario rientra come seconda giornata all'interno del 5° convegno nazionale di terapia centrata sulla soluzione, appunto, che stiamo organizzando, che ieri ha avuto appunto la prima giornata anche alla presenza del professor Nardone e del nostro vicepresidente Andrea Lonardi, e si concluderà poi domenica prossima con un seminario esclusivamente online riservato a psicologi e psicoterapeuti e che avrà un carattere più al di fuori dei confini nazionali, perché appunto coinvolgerà anche partner dall'estero, non solo come speaker ma anche come partecipanti. Questo per darvi un po' la cornice dell'iniziativa che abbiamo tirato fuori quest'anno. Il tema appunto di tutta la conferenza e anche di quello che sarà il seminario di oggi, perché semplicemente parte dal principio che ha guidato un po' tutti gli incontri che hanno caratterizzato e caratterizzeranno il convegno di quest'anno, ovvero il principio del rasoio di Occam. Non so se avete modo, suppongo di sì, di conoscerlo. Appunto, questo principio nato in realtà era, diciamo, formalizzato, ecco, un po', diciamo, per l'ennesima volta da Guglielmo da Occam, questo filosofo e anche frate francescano, che nel 1300 elaborò appunto questi enunciati, okay? Secondo il principio di semplicità, che in realtà erano già un principio di semplicità era già conosciuto anche piuttosto bene nella filosofia medievale, però lui lo formalizzò nel momento opportuno, perché controvertire una tendenza che si stava creando ed era molto sviluppata nel 1300, ovvero c'era una tale passione nel dimostrare la bravura dei filosofi nella capacità di esprimersi, nella capacità di fare tesi ed antitesi, quindi proprio nell'abilità dialettica, che spesso e volentieri nelle loro dimostrazioni filosofiche e quindi nelle loro speculazioni si perdevano in mille rivoli e non si riusciva più a capire dove si volesse andare a parare, e diventavano delle teorie complicatissime. E questo creava dei problemi anche proprio semplicemente per poter seguire, perché erano talmente complesse che non si sapeva dove più o meno si poteva partire, ma non si sapeva dove si sarebbe sfociato, tirando in ballo anche dei presupposti, dei correlati teorici che obiettivamente, grazie poi al principio della rasoio di Occam, veniva fuori che non erano poi dimostrabili, o almeno non erano semplicemente, evidentemente o incontrovertibilmente dimostrabili. Quindi appunto Occam semplicemente iniziò a denunciare questi principi, che ebbero un grandissimo successo perché ebbero un'applicazione non solo a livello filosofico ma anche a livello teologico, anche a livello scientifico, nell'ambito della fisica, sono diventate delle linee guida utili proprio da un punto di vista metodologico per affrontare tante aree diverse, tematiche di studi e anche della vita stessa. Il principio, uno dei suoi enunciati, era quello di non fare con di più quello che puoi fare con meno, per esempio. Un principio che poi è stato sposato dalla terapia centrata sulla soluzione, dall'approccio centrato sulla soluzione, per guidare anche il modo di procedere del terapeuta nei confronti magari del paziente o anche semplicemente di chi usa questo approccio in altri ambiti come scolastico, lavorativo. Okay? E anche un'altra versione di questo del rasoio di Occam è appunto: a parità di condizioni, se una teoria o un qualche fenomeno può essere spiegato con una teoria più semplice, sicuramente sarà più e sicuramente migliore, o comunque più vera, probabilmente
vedere rispetto a una teoria che può essere spiegata, cioè alla stessa teoria con le stesse condizioni, che però può essere spiegata in maniera decisamente più complicata con più presupposti. Un esempio importante anche del principio del rasoio di Occam è appunto il passaggio, per esempio, che ci fu dalla visione da geocentrica della Terra al centro del mondo, e quindi tutte le teorie che hanno, ad eliocentrica, perché per anni, pur non essendo del tutto semplice, funzionò la teoria geocentrica. Funzionava perché, prima di tutto, si utilizzavano degli elementi, delle spiegazioni non dimostrabili, cioè c'erano dei termini, o comunque si faceva riferimento a degli elementi che in realtà non erano assolutamente dimostrabili. Però era una teoria che sembrava spiegare tante cose, spiegava tanti fenomeni, quindi funzionò per un certo tempo. La grande variazione ci fu quando si passò, appunto, anche grazie a Tolomeo, se non sbaglio, alla visione eliocentrica, perché grazie anche al principio di Occam si iniziarono a togliere quegli elementi di più non dimostrabili ipoteticamente, quindi quei presupposti che non potevano essere, diciamo, mostrati, in favore invece di una teoria più snella, più semplice, e quindi che potesse spiegare più facilmente, non che fosse l'assoluta verità, ma che potesse spiegare in maniera più facilmente, in maniera più funzionale il moto dei pianeti, per esempio. Quindi l'importanza quindi della semplicità, che adesso anche a livello molto più pratico nel nostro modo di vivere oggi è diventato anche questo un'esigenza quasi, anche a volte un po' modaiola, nel senso che si cerca di incoraggiare sempre a pensare, a dire vai all'essenziale per risolvere il problema, per affrontare le situazioni, semplifica, vai, no? Però anche lì, effettivamente, semplificare vuol dire semplicemente togliere o esclusivamente togliere, oppure qualcosa di più? Nel nostro modo di procedere, anche nel nostro modo di affrontare la vita, nel nostro modo anche di ragionare, è sufficiente togliere il più possibile, arrivare allo scheletro, oppure in realtà la semplicità o il procedere con una mente semplice è qualcosa di diverso, è il frutto in realtà di un percorso, a volte non così diretto, così lineare come dovrebbe essere? Ecco, questo magari saranno poi temi che affronteremo durante la giornata e che vorremmo discutere anche insieme a voi, ok? Chi vuole intanto anche seguire? Certo, okay. Allora, tanto, buongiorno a tutti, sono il dottor Gianluca Ciuffardi, collaboro con la Fondazione Franceschi e poi mi occupo di sportelli di ascolto per le scuole, dove il discorso della semplicità, quello che vedremo nella mattinata, è fondamentale. E su Occam, vedete, siamo in una location ecclesiastica. Il rasoio di Occam è nato in un ambiente ecclesiastico. E una prima contraddizione è proprio che ha dato il via poi a quello che è il procedimento scientifico, che è nato in un ambiente ecclesiastico, perché comunque all'epoca, siamo nel 1300, le prime università o comunque le discussioni filosofiche avvenivano poi nei monasteri, che erano le persone che comunque studiavano e raccoglievano il sapere dei secoli e millenni passati. Guglielmo da Occam, Occam perché è la cittadina da dove proveniva, all'epoca ci si dava non il cognome, ma il cognome era la città di provenienza. Pensate anche per esempio a Robin Hood di Locksley, viene da Locksley, ok? Le discussioni, come giustamente diceva la dottoressa Scavelli, che avvenivano in questo ambito spesso perdevano un po' il contatto con la realtà. Le speculazioni, le astrazioni, le spiegazioni complesse, per darvi un'idea, in quegli ambiti lì, a quell'epoca lì si ragionava per esempio di quale fosse il sesso degli angeli, oppure quante perdevano giornate intere a ragionare di quanti angeli potevano stare sulla punta di uno spillo. Qualcuno diceva no, 12, quell'altro 15. Quello che diceva 15 era lì a cercare di mostrare no, ma sono 3 in più e ti spiego perché. Okay? Vedete, l'eccesso di astrazione porta veramente lontano dalla realtà. Per quello ecco, la semplicità è essenziale per mantenere il contatto. E questo vale in una grossa valenza proprio anche in ambito psicologico, e la complessità spesso la troviamo sia dalla parte dei pazienti,
comunque delle, degli utenti che usufruiscono di servizi di tipo psicologico, ma la troviamo anche dalla parte dei terapeuti. Nel primo caso i pazienti magari spesso vengono con delle, si formano loro delle teorie, giustamente, di fronte a un problema noi tutti cerchiamo in qualche maniera di risolverlo, però tirando fuori spesso delle speculazioni, andando alla ricerca delle cause, magari leggendo sul dottor Google, no? Come facciamo anche noi tutti spesso, delle teorie, si cercano di trovare dei nessi logici o illogici, no? E spesso, ecco, quando si affronta terapia, la difficoltà è andare a cercare proprio l'essenziale, levando poi le sovrastrutture che uno magari si è costruito. E, ma questo vale anche dalla parte dei terapeuti, perché spesso il terapeuta, nel seguire in maniera troppo ortodossa il suo modello, anche lì perde il contatto dalla realtà, e la realtà in quel caso lì è una persona che comunque sta soffrendo, ok? Se no non chiederebbe l'aiuto di un professionista. E quindi è un grandissimo esercizio questo della solidocom anche per i professionisti, ma questo vale in psicologia, ma varrà anche in ingegneria, nella cucina, nell'arte, eccetera. Come diceva Michelangelo, lui era lì per levare dalla statua, non tanto per, la statua era dentro, la difficoltà era cercare di levare, di farla saltare fuori levando il superfluo, ecco. Quindi la solidocom come disciplina mentale è anche quella, cioè di levare il superfluo, però non si tratta solo di buttarlo, ma di lavorarci su quello che rimane, ok? E quindi è un qualcosa, secondo me, che è molto importante sia per noi come professionisti, ma anche per la vita di tutti i giorni, assolutamente. E spesso ce ne dimentichiamo di questa cosa. E per esempio, qui concludo il mio iniziale intervento, è pensate, si vede una luce nel cielo. Io posso costruire una teoria anche abbastanza elaborata per cui quella luce nel cielo è un UFO, va bene? Inizio a dire, sì, sono alieni che vengono da un altro pianeta, da un'altra galassia, eccetera. Il caso di Occam ci dice però, come si diceva prima, attenzione, la risposta, la spiegazione più semplice spesso, non sempre, ma spesso è quella giusta. Magari questa luce nel cielo è qualcos'altro, può essere un meteorite, un drone, un aereo che passa, o magari spesso può essere una tua illusione ottica. Ci sono tante spiegazioni. Chiaramente, ecco, questo non esclude che ci possa essere anche quella complicatissima, però, come si dice in astronomia, ipotesi straordinarie richiedono prove straordinarie, e lì il contatto con la realtà, assolutamente. Quindi la sola di Occam, dal mio punto di vista, è fondamentale come mantenere il contatto con la realtà. Siccome sarà una giornata interattiva, supponete che davvero vi portate a casa qualcosa sulla semplicità, che cosa vi piacerebbe portarvi a casa? Che cosa, su che ambito vi piacerebbe semplificare? Io mi chiamo Marco Matera, se non sono neanche presentato, scusate, partito Arazzo, collaboro con la fondazione e sono un chimico industriale, mi occupo di solution focus in ambito aziendale. E quindi adotto la pratica solution focus e la insegno in ambito consulenziale, quindi come gestire a livello manageriale i team, come raggiungere i propri obiettivi e come vedete un po' questa parte, abbiamo provato degli esercizi da darvi, porterete a casa un piccolo tour. Quindi se questa mattinata vi sarà utile, cosa vi piacerebbe portarvi a casa? Per me, Fabio San Michela, è la semplicità nell'organizzazione quotidiana. Ok. Ah, facciamo una cosa, prendo due appunti, così poi non ci dimentichiamo. Sì. Così costruiremo il nostro fil rouge. Nell'organizzazione? Sì, nell'organizzazione, perché ho 3.000 interessi e quindi mi piacerebbe darvi che la serie non mi basta alle 24 ore. Quindi quello che ci piacerebbe seguire nell'arco della giornata. Sì, sì. Non quello che dobbiamo seguire, no, i nostri interessi, cioè, sono le nostre scelte, quello che ci piace. L'organizzazione
che comunque tiene conto anche dei doveri, però lascia lo spazio anche al volere, ecco. Che... Sì, ok, chiaro. Trovare un equilibrio tra le due cose. Ok, grazie. Ecco. Qualcun altro? Ciao, sono Adriana. Per me mi piacerebbe forse trovare la semplicità per prendere decisione. Di solito valuto troppe variabili e stanno tante da morire. Quindi vorrei veramente fare un modello, un'evasione più un pochino più leggera per prendere decisioni giuste. Decisioni giuste. Decisioni giuste. E questo sia un punto da eventualmente specificare. Qua siamo un uomo. Esatto. Qua siamo davvero un uomo. E non decisioni in generale. Giusto rispetto a chi? E anche per stancarsi meno. Sì, fondamentalmente per stancarsi. Le spiegazioni complesse portano un sacco di risorse. Esatto. Alessandro, buongiorno a tutti. La semplicità come metodo finalizzato a non disperdere energia intelligente. Quanti di voi conoscono l'approccio focalizzato alle soluzioni? Ok, allora facciamo subito un assaggino piccolo piccolo. La semplicità è un metodo per non disperdere le energie. Se non si disperdessero le energie, che cosa si avrebbe di diverso? È complicato, non si sembra una domanda semplice, ma semplice non vuol dire facile. È che la nostra mente lavora per differenza. Quanti di voi vanno a fare la spesa? Tutti. Ci sono due categorie. I maschi e le donne vanno a fare la spesa più velocissime. E poi siamo noi con la lista che fanno le donne e i vedi. Preoccupato che se sbaglio il colore però che faccio la spesa da anni mai sono senza la male. Però infatti abbiamo la lista delle cose che ci servono, chi mai andrà a fare la lista delle cose alla spesa con la lista delle cose che non ci servono? Questo è l'esempio che Mark Bourne che anche un po' già ci ha detto nel libro The Solution Focus. È che nella vita noi facciamo così, non voglio un partner così, non voglio un lavoro così, non voglio. Quindi se la semplicità come metodo per non disperdere energie, se non si disperde energie cosa c'è? Un metodo per concretizzare forse gli obiettivi, non lo so. Se lei non disperdesse energie cosa avrebbe di più? Ma guadagna energia, avrebbe più energie per sé. Cioè, cosa lo sentirebbe? Cosa sentirebbe se non avesse disperso meno energie nei mille vite? Veramente sarei più riposato. Ma non è un metodo per essere più riposato. Esatto. È diverso. No, certo. Che dire concretizzo gli obiettivi, del riposo. Certo. Già un'immagine, no? Lei è riposato. Di questi due pezzettini io chiedo sempre di costruirle una piramide, una piramide, e le persone chiaramente ci provano, poi io ci metto anche fretta, mi dicono fai due o tre prove poi passano, e quindi se innervosiscono passano e guardano quell'altro se poi ci riesce, e di solito con la fretta non ci si riesce perché la fretta non ci aiuta. Poi c'è il giudizio dell'altro che ci guarda, guardate quante cose si comprano. Comunque, quando l'ho fatto io la prima volta non ci sono riuscito, poi io c'avevo veramente fretta perché dovevo andare a fare un workshop, quindi ho detto guarda, fammi vedere come si fa. E lui fa, no, prima di farti vedere ti spiego perché non ci riesci. Io devo tenere un workshop sul conflitto in un ospedale. E lui mi dice, tu non ci riesci perché tu stai collegando le cose simili. E la mente fa questo. Anche questi due quadrati sono simili. Quello che noi non facciamo è fare click. Ecco. Quello che vorremmo offrirvi stamattina
e delle suggestioni che vi permettano di fare click. Esatto. Questo è un po' il concetto di oggi. Cioè, c'è un po' con lo scritto bello. Vabbè. Sono andato tanto. No, perché effettivamente quando si riposa si rilassa. Una catena chimica. E tra l'altro quando si trova la cosa semplice scatta subito oh di meraviglia, che è poi una delle emozioni che spesso sottovalutiamo, però una delle emozioni più semplici, no? Perché fa piazza pulita di quello che c'era prima, magari uno era lì da giorni a pensare, preoccupato, altro. Ah, lo stupore, la meraviglia, era lì davanti a me la soluzione e non la vedevo. Quindi semplicità nell'organizzazione quotidiana, semplicità nel prendere decisioni giuste, semplicità come metodo per essere più riposato. Ok. Cosa significa per voi semplicità? Diciamo, se lo sapevo facevo una colazione, altro che cappuccino, diamo qualcosa di più, però devo descriverlo, una volta che faceva delle domande. Io sognavo con te quella semplicità alla linearità. Una cosa alla semplice, linea. Una cosa lineare, non per forza facile una linea semplice, non per forza una linea che mi riesce a fare occhi chiusi, ma comunque una cosa lineare, un pezzettino dopo l'altro, perché la rende più semplice. Ok. Questo dà, giusto perché mi hai evocato immediatamente un'immagine, collegata appunto all'idea di sempre di semplicità, la definizione legata alla semplicità per quanto riguarda la lente, il famoso rasoio di Occam, che ci rimarrà sempre con noi. E linearità, dipende il tipo di linearità anche, perché il rasoio di Occam dice cerca la soluzione più semplice, ma non per questo bisogna che sia la soluzione semplice in assoluto. Nell'ambito della fisica, nella spiegazione di vari fenomeni, hanno provato a ipotizzare il livello di semplificazione accettabile che si potesse utilizzare per spiegare delle varie teorie, e hanno provato molto semplicemente anche a dare una rappresentazione grafica di quello che potrebbero essere vari tipi di linearità per spiegare le varie situazioni. Ci possono essere teorie non sufficientemente lineari, tali per cui io riesco in un grafico ipotetico, lo faccio vedere, questa cosa, io ho fatto per il fiore. Ok. Ci vediamo. Di grafico, questi sono i fenomeni che dovevano essere eventualmente spiegati, ok? A seconda del tipo di teoria si cercava di trovare quella che in qualche modo si adattasse meglio, utilizzando il principio della storia di Occam, a quasi cercare di spiegare in maniera migliore possibile, quindi questa è la cosa fondamentale, spiegare nella maniera migliore possibile, più accettabile, ok? Questi fenomeni dandogli un'unione, un tregunione, trovando tre di uno. Allora, una teoria, diciamo, più o meno complicata, come fu quella eliocentrica di cui ho parlato prima, cercava di spiegare, utilizzando però dei presupposti che poi non erano alla fine dimostrabili, più fenomeni possibile. E quindi spizzarisco. Sì, attraverso una teoria del genere si arrivava ad essere. Fenomeni, ma senza trovare in qualche modo una spiegazione che potesse unirli tutti insieme in maniera armonica, eppure lineare, e lineare da un pezzo all'altro, da una parte all'altra, da fenomeno a fenomeno. Certo. Ok? Ma questa era una spiegazione, un tipo di teoria, un tipo di semplicità costosa per le nostre energie. Quando si parlava vorrei riuscire nella mia vita quotidiana ad essere sufficientemente semplice in modo da sentirmi riposato, la meraviglia, diceva cavolo, ho l'illuminazione, ho trovato la soluzione, wow, mi sento più rilassato, non ho fatto neanche troppa fatica. Un'eccessiva, al contrario, un'eccessiva linearità, quindi anche lì la definizione più adatta, migliore per noi di linearità, è trovare eventualmente una teoria che appunto da un punto di vista teorico è proprio fantasticamente
rispondente, proprio pulita, netta, ok? Ma nella pratica non mi aiuta a capire, a giustificare i singoli fenomeni, ok? E quindi magari mi ritrovo con questo tipo di ipotizzo, bellissima, pulita nella sua, ma non è realistica. Quando ci diciamo, no? Quando ci danno i consigli, magari, no, ma sii semplice, vai all'essenziale, sii minimale per quanto possibile. Teoricamente lo posso fare, teoricamente potrei dire così, però poi nella pratica io non riesco a unire, a spiegare, comunque a dare un'applicazione pratica, un risvolto pratico a quelle che sono le mie, la mia semplicità, vero Gesù? Il modo, la cosa, diciamo, più efficace, o il modo più funzionale, direi, ecco, più funzionale di questo tipo di cosa? Giallo, anche per un colore rosso, grande, grande. Ma non funziona. Ah, un blu, un nero. Il colore delle ordinate. Il colore? Le ordinate. Bravo, grazie. Io accetto il suggerimento. Grazie. Sì, bravo. Quale può essere allora invece una spiegazione sufficientemente utile, o comunque sufficientemente fittante, che vada bene per cercare di unire la semplicità, o l'essenzialità più che semplicità, a comunque l'esigenza di spiegare per quanto possibile, il più possibile, questi singoli fenomeni? Una linearità sì, ma che non sia rigida, che preveda anche una certa elasticità. Esatto, ok. Ora ipotizziamo. Ok? Questo perché in tal modo, ora i miei punti sono stati parecchio audaci, però in tal modo, con un certo tipo di andamento, con un certo tipo di linearità, di semplicità, di linearità, io posso riservare le mie energie, però per quanto possibile posso anche cercare di spiegare o di rispondere ai singoli fenomeni che mi capitano davanti. Ok? Certo. Quindi sì, linearità, ma un certo tipo di linearità, che non sia una forma, per quanto possibile, rigida di linearità. Ok? Questo può essere interessante, perché spesso e volentieri la linearità, la semplicità, come metodo, ok? Che diventa un metodo, è frutto in realtà di un lavoro di training che viene fatto precedentemente, ok? Che poi ci porta godercela, ma che prevede un certo tipo di allenamento, perché naturalmente magari noi siamo portati, soprattutto in certe situazioni, a non tanto semplificare, ma piuttosto a cercare di trovare una spiegazione, una risposta ad ogni singolo fenomeno, ad ogni singola situazione, e questo effettivamente ci fa stancare. Ok, altre definizioni di semplicità secondo voi? Un altro livello ancora di semplicità, se prendo un pendarellone grande così, lo riprendo tutti, ma non capisco più nulla perché ho fatto. È semplice quando il pensiero la comprende, quando è nella razionalità. Il pensiero? La comprende. La comprende, ok. Mm-hmm. È una questione di pura razionalità secondo voi? No. La signora ha detto una cosa particolare, perché quando il pensiero la comprende. Mm-hmm. E comprendere è diverso da capire. Sì. Perché c'è qualcosa anche per me di corporeo, no? Cioè, lo sento in qualche modo, lo prendo, no? E forse quando c'è una certa logica, quando c'è la logica di solito dice, ah, c'è logico, allora è semplice, però allora è semplice. Esatto. È sempre così, la logica ci dà semplicità. È una sensazione. È una sensazione. Le sensazioni che ci rimanda, quindi mi sento come un vestito che mi calza, sartoriale, che mi, perfetto, cavolo, mi sta calza proprio bene addosso. Senti proprio mio. Posso aggiungere? Certo. Ascoltando voi aggiungevo un'altra parola, rispettosa. La semplicità è rispettosa. Di cosa? Delle parti di noi. Mm-hmm. Delle sensazioni, poi tu hai fatto l'allenamento del vestito, della comprensione, insomma, qualcosa di dire, ok, rispetta tutta una serie di e questo quindi si rispetta, perfetto, va bene, si sta semplice. Tutto il resto se non lo rispetta, come se fosse più complicato, non è, è un casino, come quando tu dici sì, ma come faccio a fare quella roba lì? No, è difficile, è complesso.
Quindi un la semplicità vissuta nel quotidiano è un qualcosa che viene compreso, quindi è come se sentissimo che inizia a far parte di noi, che ci calza bene. È qualcosa che ha un che di logico, ha una sua logica, ma non è solo quello, perché altrimenti basterebbe fare un'elaborazione teorica e avremmo già la risposta. Fateci caso, ora non è esattamente, però c'è così, va bene. Quando per esempio siamo in una situazione un po' difficoltosa e parliamo con un amico, gli diciamo, ah guarda, c'ho questo problema, c'ho questa difficoltà, e l'amico fa, perché non fai questo? Grazie, è bellissimo. C'è una differenza di visione e magari la persona dice no, ma perché c'è tutta una serie di complicazioni che non posso applicare questo principio che mi offri così velocemente, no? È una scorciatoia che non si può, che non la sentiamo nostra, è come se il nostro amico o amica ci prestasse il suo paio di scarpe. Non so se avete mai provato, ma andate anche un numero sopra, un numero sotto dà fastidio. E ci dà fastidio perché è pure solo un numero, eppure sembrerebbe, no? E spesso magari la soluzione del nostro amico o amica magari è veramente solo una virgola, però quella virgola così semplice fa la differenza, perché nessuno che camminerebbe con un paio di scarpe anche solo un numero sopra o un numero sotto. Pensiamo alla musica, no? Non so se vanno d'accordo rispettando le regole della scala maggiore, un banale do sol che è un accordo di quinta ed è armonico. Però ci sono 5 note di distanza. Se io faccio un do do diesis è estremamente disarmonico, eppure è mezza tonalità, uno si apre, uno non la riconosce, non la sente, invece è lì proprio la stonatura. Sì. Il puntino lì, no? Ma non mi tocca. Ma infatti questa cosa mi ha risuonato molto perché mi è successo qualche sera fa con una mia cara amica e collega, perché io sto cercando un po' di rivoluzionare la mia vita anche proprio a livello lavorativo, eccetera, quindi facendo altri tipi di scelte. E tutti che mi stanno dicendo, ma perché non provi a fare questo? Ma hai provato a sentire il tribunale? Cosa stai facendo? Io nel tribunale non ci voglio andare. Eppure, cioè, per loro erano delle soluzioni quasi illuminanti. Assolutamente da considerare, perché comunque può essere un vantaggio essere fuori dalla situazione, perché si vedono degli elementi che noi all'interno magari non riusciamo a vedere, perché non è un processo puramente logico. Ma quando è che sentiamo che la soluzione ci calza a pennello? Quando proprio lo sentiamo, quando abbiamo l'impressione, come se fosse effettivamente una sorta di insight, quell'effetto meraviglia che ci dice, ah, questo è quello che voglio fare. Quando comprendo che effettivamente quella è la mia strada e quello mi semplifica la situazione, perché io a un certo punto è come se vedessi questa linea, dico, ah, con questo percorso che sia più o meno lineare, che sia magari un pochino a campana, riesco però ad arrivare dove voglio, senza essere né troppo netta né troppo altalenante. Ma anche con questa situazione, per esempio, ci sono persone che fanno, diciamo, con la tipologia di arrivare, no, al suo punto, a suo agio, eccetera, lo sentono, no? E sbagliano. Sì. Un'altra volta, un'altra volta, un'altra volta, poi tornano contento e dico, oh, ho sbagliato un'altra volta. Allora. Perché poi si torna all'altro punto, decisioni giuste. E occhio, decisioni giuste dal punto di vista che non c'è una maniera di sbagliare, diciamo, no? Filosoficamente parlando, perché si sbaglia e si impara, quindi c'era una ragione per sbagliare, vabbè, per questo discorso filosofico, ma quando abbiamo già l'energia forse esaurita, abbiamo una scadenza di tempo, eccetera, eccetera, e non abbiamo così tanto tempo per provare con 25 decisioni sbagliate, dobbiamo fare almeno una giusta per arrivare. È un po' poco la complessità. Sì, quello è un altro elemento, perché appunto semplicità non è detto che porti le teorie vanno, cioè possono più o meno spiegare, no? La semplicità può più o meno spiegare, si diceva prima, non fare di più con quello che puoi fare di meno, a parità di condizione, la spiegazione più semplice è probabilmente quella esatta.
Cioè, Occam stesso lo diceva, non è certo, ma è altamente probabile che lo sia. Poi può darsi che attraverso la prova dei fatti mi rendo conto che c'era un elemento che io non ho considerato. Quindi è comunque un'occasione di arricchimento, le mie condizioni cambiano e io posso eventualmente elaborare quella teoria, migliorarla ulteriormente. Ed arrivare effettivamente a realizzarla in maniera comunque soddisfacente. Non è detto però che io abbia la garanzia, finché non lo provo, finché non lo sperimento, nella vita quotidiana stiamo parlando, che sia quella corretta. È altamente probabile. Ma ci sono margini di miglioramento. Scusate, c'era cioè prima la signora. Sì, l'intervento che ha fatto ora è un po' quello che volevo portare all'evidenza. Sì, ok. Ok. Banalmente, no? Come facciamo a capire se in un ristorante si mangia bene? Quando lo capiamo? Dopo che ci abbiamo mangiato, non prima. Quindi la volontà della decisione l'abbiamo dopo. E magari ovviamente fare le decisioni giuste in modo semplice e nel frattempo anche della conseguenza della decisione stessa. Consapevoli che non è una cosa che nasce, il prendere decisioni non è una cosa cristallizzata nel tempo, ma deve evolvere un po'. Certo. A proposito del ristorante, okay. Mi sembra calzante, ma io direi che si valuta dopo si è pagato. Ah, no, che non si mangia bene. No, allora, si mangia bene dopo si è pagato, ora è una battuta, ma perché ora per entrare sulla semplicità, io credo che la semplicità sia riferibile a un'attitudine, a una capacità, la capacità di leggere tutte le complessità nel momento in cui uno le avverte, perché il problema è quello, il mondo è complesso, muoversi nel mondo è un'operazione complicata, noi siamo poco addestrati, normalmente, tranne voi se ovviamente, noi siamo poco addestrati a cogliere la complessità che il mondo ci porta davanti. Ci mancano alcuni elementi, capacità immaginativa direi fondamentale, è quella una delle più prevalenti, capacità di sentire quello che il mondo ci dà. Quindi non ci muoviamo nel mondo come se noi fossimo quasi distaccati. Sì. Dobbiamo imparare a tenere conto di questo, anche perché il mondo varia continuamente, Occam su questo ci fa capire benissimo qual è il problema, cioè il fatto di evolvere le nostre soluzioni tenendo conto dei punti attraverso cui siamo passati, senza ripercorrere sempre la stessa strada. Sì, ma questo mi ha fatto venire in mente che spesso e volentieri noi agiamo con un pilota automatico, che poi quindi sì, forse anche questo che ci crea varie altre soluzioni, probabilmente. Sì, noi agiamo secondo il principio di errore, correzione dell'errore. Non sempre questo è sufficiente. Cioè, noi correggiamo l'errore e impariamo un comportamento che usiamo poi sistematicamente in tutte le situazioni che ci sembrano analoghe. In realtà un grande fattore di variazione è il tempo, il fare errore 1 e il fare errore 2 è una differenza e questo va considerato, noi lo facciamo con poco. Esatto, c'è da considerare anche che nella natura, ecco, spesso la natura stessa prende la via più semplice a volte, anche l'evoluzione non sempre va verso la complessità. C'è un esempio, per esempio, dei gasteropodi nel nord Atlantico, 5 milioni di anni fa si estinsero quelli più grandi, più complicati, sono sopravvissuti quelli più semplici. Ci sono dei batteri che vivono sotto la crosta terrestre che non evolvono da 120 milioni di anni. Così come l'evoluzione stessa spesso è un recuperare, non è sempre un tirar fuori qualcosa di nuovo, anzi quasi mai. Le ultime opere di Telmo Pivani, uno dei più grandi biologi evoluzionisti, lui lo dice, cioè l'evoluzione spesso recupera in altra maniera quello che c'era prima. Ma anche noi quando banalmente leggiamo, noi non abbiamo un modulo cerebrale per leggere, assolutamente, è il cervello che crea poi un collegamento, diciamo, fra l'area della visione e quella del linguaggio, ecco, e
anche per questo poi ci sono alcune persone, ecco, che non riescono a leggere o altro, e magari sono dislessiche o altro. E quindi vedete, l'evoluzione non ha creato il modulo della lettura, ecco, ha usato quello che già c'era. Poi, quindi è vero che certe volte non abbiamo il beneficio dell'esperienza e quindi sarebbe bene tirar fuori qualcosa di nuovo, però certe volte, ecco, anche la ripetizione, che ci sembra una cosa banale e semplice, spesso magari un'idea giusta, magari tratta dal passato, la possiamo riutilizzare, è una risorsa che comunque abbiamo. Io, portando collegamento, invece entrate in traduzione, ci sono le eccezioni, andiamo a chiedere, ma in passato, quando è che la roba invece ha funzionato? No? Cosa hai fatto? Esatto. Ma quella volta, cos'è che ha funzionato? Cosa hai fatto di diverso? Ed è un po' questo, sì, che con lei. Quello di cui sta parlando Antonio. È un po' il click che fa il solution focus. Noi siamo attestati, come diceva il signore, a risolvere problemi, perché per un tot di anni, dalle elementari alle superiori e di più ancora, noi abbiamo corretto errori, cioè io prendevo un voto buono se ne facevo meno di errori, quindi la mia attenzione era non fare errori, e sono andata avanti così. Cioè, la lista della spesa, devo stare attento a non sbagliare tappo blu, perché se sbaglio tappo blu. Quello che fa il solution focus è qui, è e dire ok, che cos'è che ha funzionato? Che cos'è che ha funzionato nel passato? Che eccezioni trovi? E un altro aspetto che viene considerato spesso poco è che nel momento in cui io mi accorgo che ho fatto qualcosa di buono, parte da dentro una sorta di piccola celebrazione, cosa che non facciamo mai, perché quando facciamo un qualcosa parto e mi faccio subito un altro. Perché il tuo dovere, dovevo studiare, non è che hai fatto niente, no? E però non mi riposo, perché non mi fermo a dire caspita, l'ho fatto, non c'è quello che sto facendo, e non celebrandolo, alla fine corro, perché è un mio dovere, già con la parola dovere, cioè devo rispetto a chi, no? Allora c'è uno schema, l'ha creato David Snowden, lavorava in IBM, che lui lo definisce Guinefin. Guinefin è una parola gallese intraducibile, cioè non ha un senso, vuol dire più o meno ambiente, però non ha una vera e propria, e quindi lui ha usato questo termine perché era costretto a spiegarlo. E immaginate quattro quadranti, si parte dal basso, come un lenzuolo che si piega, e dice i fenomeni sono semplici, complicati, complessi o caotici. Se io accendo l'interruttore, schiaccio, e se c'è la luce, mi aspetto che la lampadina si accende, schiaccio e si accende. Questo è semplice. Se per accendere la luce devo fare una sequenza di numeri, questo è più complicato, o sulla sequenza o non l'accendo. Ma una volta che io ho capito come funziona, perché ho risolto l'equazioncina che mi diceva come farlo, diventa automaticamente semplice. Quindi per risolvere le cose complicate devo fare esercizi, devo chiedere a qualcuno. Se dentro quella scatoletta non c'è un meccanismo, ma c'è un gruppo di formiche, e quando io schiaccio non lo so dove vanno a parare, magari accendono, magari no, perché una volta... Questo è complicato, questo è complesso, perché la complicatezza ha a che fare con lo, diciamo, della semplicità. Il complesso, in questo approccio, ha a che fare con la teoria della complessità, col fatto che noi siamo esseri totalmente interagenti. E quello che è l'interazione per un po' è prevedibile, più o meno, ma non è sempre prevedibile, perché emerge, dipende da quello che sta succedendo, dipende da tutta una serie di fattori, che sono quei fattori che, se siamo in grado di leggere, se abbiamo una mente, uno sguardo anche sistemico, di vedere quali sono tutti gli elementi che interagiscono, allora possiamo avere qualcosa in più. Poi ci sono gli elementi, i momenti caotici, quando non abbiamo più neanche un punto di riferimento, e lì ci affidiamo totalmente al caso. Poi siamo addestrati, e allora non è così caotico, perché sono addestrato, so qual è la via d'uscita, se no mi affido, e a volte può andare bene, a volte può andare male. Pensate, c'è un libro bellissimo di Douglas sul Ground Zero, se non mi ricordo, si chiama, ma ci penso proprio, lo dico, è un libro dove lui come giornalista è stato alle Torri Gemelle e ha documentato un mese di come durante i primi momenti si sono organizzati in una situazione estremamente caotica. E quindi
come avviene la leadership, come muoversi, quali sono gli elementi con cui devo guardare, no? E un altro aspetto del solution focus è che non guardiamo quello che è giusto o sbagliato, perché secondo chi? Certamente secondo il cliente, per me, il paziente per me. Ma l'aspetto è che cosa è utile, e usciamo così dal paradigma giusto o sbagliato, e c'è un paradigma di utilità sempre per la persona alla, verso la quale, ovvero il team nel mio caso, verso il quale facciamo un intervento. Quindi intanto siamo entrati un po' nel termine giusto, termine giusto, 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 di corretto o sbagliato, più che altro quello, una pietra di paragone fondamentalmente è quello che è bene per me, quello che è meglio in questo momento per me, e non è detto che sia la stessa cosa che può essere meglio per me domani o dopodomani. Un altro, ribadire anche un pochino sempre, un po' sempre questo concetto, noi procediamo di solito con un principio di economia, per dire, quindi se io faccio una cosa, ritengo che è andata bene, ho ottenuto il mio risultato, ho acceso la luce, fantastico, io continuerò a ripetere quell'azione nella speranza che continui a funzionare, magari anche in situazioni un po' diverse, perché cerco magari dei punti di somiglianza economica, cioè faccio meno in teoria e più economico se non sto a rivedere da capo tutto il modello dell'interruttore per capire effettivamente questo tasto, se come si preme oppure no. Nel momento in cui effettivamente non funziona, allora dovrò sforzarmi, cercherò di rivalutare, ma non detto che lo faccia subito, perché può darsi che io continuo a premere nella speranza che insistendo magari riesco a ottenere quella. O se no do la colpa all'interruttore, che la colpa all'interruttore che non sa come funzionare. O la lampadina che si è bruciata, cioè assolutamente, se questo deve essere. Prego. Qui appunto si sta cercando la funzione sull'individuo, sì, però l'individuo è dentro al contesto, quindi la funzione deve essere forte sempre al contesto, certo. Io sono sempre in quel contesto e se non tengo conto del contesto io non posso ripetere, non posso fare niente se non tengo conto del contesto, cioè le mie azioni mi possono essere utili per il benessere oppure dannose per il benessere. Cioè io ritengo che è così importante l'individuo, ma è così importante anche il contesto, perché io non mi muovo senza contesto. Quindi... Sì, cioè, torno a quello che ha detto prima il signore, no? Cioè se io consiglio Marta, ok, se tengo conto di tutti gli elementi, mi accorgo che è più giusto per me in una data situazione magari fare un passo indietro, perché se io perdo noi vinciamo, mentre se io invece sto voglio che voglio vincere, poi alla fine perdiamo e perdo anch'io, no? Quindi che cosa mi importa magari adesso io non fumo, ma mettiamo che io adesso fumassi perché mi va bene, poi ho iniziato a pensare, sì, ok, ma se continuo così tutta la giornata, domani come sarà la mia gola? Magari fino a meno, no? Perché sto guardando anche in prospettiva, quindi penso a che cosa è più utile per me, non solo da adesso, ma in generale, perché posso guardarlo da più punti di vista. Dipende da che sguardo ho. Magari se so che a domani non ci arrivo, non mi preoccupo, no? A proposito, anche dall'aspettativa, no? Cioè l'aspettativa, io oggi ora dicendo mi aspettavo un'altra cosa. Bene, abbiamo sconfermato l'aspettativa, ha creato dissonanza, però mi sto ricontestualizzando, okay. E questa cosa che non si aspettava che sta accadendo è più utile o meno utile? Sicuramente più utile, più utile. È più divertente. Ok, magari si aspettava la lezione didattica. L'importante è quello che sta scoprendo adesso. Bravissima. È già passata l'aspettativa. Ma credo che lei è un punto che è molto molto importante da capire, la complessità della nostra diversità. La complessità della nostra diversità anche per la parte contestuale, come dice lei. Quando noi diciamo possiamo guidarci su quello che voglio io, quello che mi dice l'istinto, il cuore, la testa, tutto insieme, le variabili, non lo so,
però che come tutti gli altri non hanno le mie scarpe, non necessariamente vogliono la stessa cosa o la pensano così, o, ma si deve trovare questa consensualità fra tutti per il benessere di tutti o la maggioranza, il miglior benessere possibile, esatto. Mettiamola così, perché anche lì se no si torna al concetto di giusto in termine assoluto, il benessere di tutti. Diamine, è grossa, anche perché il benessere, sì, già il nostro benessere personale cambia da un giorno all'altro, figuriamoci se dobbiamo coordinare col benessere di tutti. Esatto. Okay. Però possiamo provare per quanto possibile a cercare di collaborare, creare collaborazione per creare un benessere condiviso il migliore possibile, momento per momento. Anche momento noi in questo momento lo stiamo facendo, stiamo cercando di collaborare tra di noi, quindi condividiamo anche le nostre riflessioni anche per creare un benessere condiviso, per rispondere a nuove aspettative, a nuovi punti di vista rispetto a quelli che uno magari singolarmente si aspettava. Però forse paradossalmente, come disse Massimo, non siamo esseri umani e l'essere umano è complesso, sì, praticamente per natura. E cercare quella semplicità che non necessariamente la nostra natura è una sfida interessante. Brava, è una sfida molto interessante, anche perché sembra quasi che complessità e semplicità debbano essere agli antipodi. Non è detto che debbano essere agli antipodi. Per questo ho chiesto anche a voi cosa intendevate, qual era il vostro concetto di semplicità. Perché non è, appunto, semplicità non vuol dire che devo rinunciare a degli elementi o devo escluderli o devo far finta che non ci siano, ma posso in realtà in qualche modo incorporarli in qualcosa che mi suona semplice, lo sento come la strada migliore per me, in questo senso è chiara, ok? Ma non è detto che sia un qualcosa di fatto solo di tre mosse. Vi faccio un esempio un po' letterario, che importa, qualcosa che è una mia recente passione che sto scoprendo, gli haiku, una forma poetica. Non so se voi avete mai avuto il piacere di conoscere questa forma poetica. Gli haiku cosa sono? Sono, brevemente perché non sono ferrata abbastanza, è una forma, appunto, un tipo di componimento poetico tipico del mondo giapponese, ok? Che è costituito da tre versi, se non c'è mai il titolo, e che ha avuto un grandissimo successo soprattutto nel periodo Edo, okay? Che praticamente va dal 1600 a metà del 1800. Okay? In cosa consiste l'haiku? Appunto, sono tre versi senza titolo in cui si devono rispettare alcune regole, okay? Fra cui il riferimento per esempio alla natura. In ogni haiku ci deve essere, in ogni componimento di questo genere ci deve essere un riferimento simbolico, metaforico o specifico a un momento naturale, e poi un altro elemento importante deve essere una sorta di rottura all'interno del verso che fa passare da un livello logico a un altro. Vi faccio vedere un esempio di haiku per darvi l'idea di qualcosa. Ho scritto prima, anzi, l'ho fatto scrivere prima da poeta, appunto, del 1700, che scelse come nome Issa. Facile, così anche non faccio figuracce nel dirmi nome, perché se non faccio nulla. E praticamente cosa succede? Sono tre versi, c'è una struttura ben definita, e dice: non piangete, insetti, gli amanti, persino le stelle devono separarsi. Sono tre versi. Sembra molto semplice, no? Lo possiamo vedere. Non piangere, insetti. Noi immaginiamo, come se ci evocasse, ci fa immaginare appunto questi insetti eventualmente che possono piangere, è già una cosa particolare di per sé, no? Gli amanti, persino le stelle devono separarsi. Una considerazione anche profonda. Sono solo tre versi, eppure
oppure all'interno di questi tre versi apparentemente semplici, fatti con un linguaggio assolutamente essenziale, quasi lineare, si esprime contenendo un mondo. Eppure è semplice, eppure questo è frutto di un lavoro, narrano i commentatori, che Ilsa fece, elaborò questi tre versi in mesi per poter arrivare ad esprimere quella ricchezza di concetti, di immagini, di evocazioni per coloro che potevano poi leggere i suoi scritti, condensata al massimo. La particolarità degli anni, per esempio, il riferimento, ci deve essere sempre, sono queste regole, qui ci deve essere appunto il riferimento alla stagionalità, quindi si parla di insetti, quindi probabilmente si tratta di mesi primaverili o estivi, ok, quindi nello della stagione, però contemporaneamente poi c'è uno stacco che viene evidenziato in questo caso dal trattino, perché in giapponese vengono utilizzati dei caratteri che non sono traducibili in italiano e noi li traduciamo magari in segni di punteggiatura, okay? E si fa il salto logico, quindi qualcosa di specifico sono gli insetti, magari immaginiamo una scena in cui ognuno di noi la immaginerà come vuole, in un periodo estivo in cui c'è magari una scena all'aperto e si vedono questi insetti, una considerazione personale dell'autore, quindi si passa da un salto logico, qualcosa di esterno a qualcosa di interno, una considerazione personale, una elaborazione probabilmente di uno stato d'animo, di una condizione personale di lui, che però diventa qualcosa da personale anche ad universale, perché gli amanti, persino le stelle, persino qualcosa di inanimato a un certo punto devono separarsi, nel senso di, ipotizziamo nella spiegazione, una storia d'amore magari finita non come avrebbe voluto l'autore, ok, quindi il dolore, però dice sì, gli amanti devono, a volte succede che si separino, ma questa è una cosa che rientra un po' nell'universo, che a volte ci si separa, anche le stelle a volte si separano, anche le stelle, i pianeti possono scomparire, quindi diversa, diventa qualcosa di contemporaneamente esterno, interno, personale e poi anche universale, quasi una sorta di connubio, una concordanza con l'universo, quasi una pietas in senso buddistico. Ok? Questo per dire che quello che apparentemente può sembrare semplice, tre versi, in realtà è il frutto anche di una grande, può essere il frutto di un grande lavoro di complessità, di elaborazione personale. Quindi non vanno, per sottolineare il fatto che non si esclude una vicenda, ma sono appunto invece qualcosa che possono, anzi, forse che sono necessari l'uno all'altro in certi momenti. Per questo che a volte si dice, ma necessariamente devo anche proprio semplificare, devo per forza rendere tutto bianco-nero, no, perché c'è un incredibile mondo di sfumature e magari l'immagine che riesco a creare grazie a queste sfumature, allora mi dà un quadro ancora più definito, che vedendolo così comunque lo capisco. Una foto, e già e poi posso andare magari a capire che sono fatti di tanti elementi. Questo per sottolineare che non si esclude una vicenda, non è detto che si escluda la vicenda, non è necessario. E forse, come possiamo dire? Forse a volte ci gioca contro il tendere eccessivamente o l'irrigidirsi eccessivamente o verso una direzione o verso un'altra. Vado a considerare tutti i possibili, le possibili complicazioni, tutti i possibili sbocchi della mia decisione. Non mi muoverò più, o almeno corro il rischio di non muovermi, perché a furia di valutare tutte le possibili varianti, e sono tante le varianti, possono essere tantissime, perché io posso aprire scatole su scatole, matriosche dentro matriosche, potenzialmente, non arrivare mai a quello che mi permette di fare quel passo. Oppure posso far finta, vedo solo la matriosca grande, faccio finta che sia quella la mia, mi muovo e poi magari mi rendo conto che non avevo tenuto conto di. Quindi semplicità non è detto, semplicità si intende forse anche un po' più, un qualcosa di elastico, ecco. Flessibile, a me mi risuona la parola flessibilità. Bravo, sì. Capacità di essere flessibile anche perché basta fare, basta cercare i problemi, no? Basta fare domande, basta porre dubbi. Vediamo, sperimentiamo. Perché cerchiamo problemi? Spesso questa è una funzione anche protettiva, no? Cioè.
sarebbe un colpo alla nostra autostima a dire no, ma era lì davanti a noi, no, la risposta. E quindi elaboriamo teorie, spiegazioni, astrazioni, no, rispetto a quello che magari è davanti a noi, e tendiamo a fare sempre una serie di ipotesi, e questo ci rassicura da un certo punto di vista, no? Anche perché rimaniamo fermi, perché poi il vero problema è che non vogliamo andare avanti, no? Stiamo lì a valutare tutte le cose, intanto stiamo fermi, ecco. E invece magari la semplicità è fare il primo passo, il primo piccolo passo. E anche nella solution focused si insiste molto su questo, cioè in un qualsiasi cammino il passo successivo al primo poi è una replica, no, del primo. È il primo quello più difficile da fare, e magari spesso è banalmente quello più semplice se mettiamo da parte la complessità. C'è poi un altro fattore oltre alla funzione rassicurante, e mi ricollega a quello che diceva la signora, cioè del sistema, no? Cioè noi siamo, abbiamo le nostre sovrastrutture, una di queste è l'educazione scolastica, abbiamo tutti, penso qui in sala, una struttura medio-alta, no? E cosa succede? A scuola noi cosa ci hanno insegnato? A considerare i problemi della vita come se fossero un compito di matematica. Cosa si fa con compito di matematica? Ci mettiamo lì a tutte le variabili, e più ci stiamo, e no, non mi torna, quindi ci devo stare ancora di più, e magari arriverò alla soluzione più ci penso. Nella vita assolutamente non è così. Primo, perché la vita non ti presenta i dati sul foglio, bisogna andarseli a cercare. La solution focused ti spinge proprio a questo, no? A andare a cercare i dati. E poi bisogna collegarli, un po' come si faceva con la settimana enigmistica, collega i puntini, un'altra delle cose che dice Steve Jobs nella sua autobiografia, cioè collegare i puntini. Quando io l'ho collegato, a un certo punto lo stupore, viene un'immagine che magari non avevo mai previsto inizialmente, che non me l'aspettavo, e arrivo e ho collegato i puntini. È chiaro che se invece di collegare i puntini inizio a fare deviazioni su deviazioni, vedete il foglio, faccio uno scarabocchio che non significa nulla poi fondamentalmente, ecco. E quindi vedete anche l'impostazione, la forma mentis che abbiamo spesso è quella del problema di matematica, cioè in qualsiasi una qualsiasi questione dobbiamo affrontare il problema di matematica, no? Mi mette lì così la professoressa mi dà il voto, no? E la viviamo così, ecco. Ma in realtà la vita è più semplice e più complessa, ecco, rispetto a come, rispetto al compito di matematica. E poi pensare ai problemi, cioè imparare a risolvere i problemi ci porta a pensare ai problemi, pensare ai problemi ci porta a trovare i problemi, a creare. Quindi si chiama quello proprio, cioè io lo chiamo come thinking, no? Quindi è anche dove non c'è un problema ce lo vediamo, ok, questa serie è vuota, è perché è vuota, come mai è qui? Ma non è che l'hanno messa qui perché c'è un'altra stanza che non è stata pulita, allora l'hanno messa, uno poi il problema è c'è anche tanta creatività. Quindi è veramente rischioso, perché rischiamo poi di uscire più un'altra volta. Il vero problema è come ci si pone di fronte, è il pensare, che lo crea poi fondamentalmente. Ci impedisce di vedere anche, di farci le domande. Al fatto che la vita non ci dà i dati sul foglio, sì. Dobbiamo trovare, per trovare dobbiamo farci anche domande giuste, esatto. Per trovare i dati, senza le domande siamo in casa. Assolutamente. La solution focused c'è la metafora del masso, no? Se voi camminate in bicicletta o motorino, insomma, trovate un ostacolo qualsiasi sulla strada, la cosa più istintiva qual è? Cosa fate nel momento in cui trovate un ostacolo? Siete in macchina, in bicicletta, cosa fate? Lo fa finta che lo scatta. Lo scatta. Bravissimo. Che l'ostacolo non c'è. Come ha detto, ha finta la stessa. Sì, diciamo. Questo è il pennarellone grande che con un punto solo. Soprattutto. Diciamo, quello è un eccesso di ottimismo. Facciamo finta che non ci sia l'ostacolo. No, gli ostacoli ci sono. Ci divertiamo anche con quelli. Esatto. Li scansiamo, cioè andiamo a guardare la strada libera, perché se no ci andremo a sbattere. Spesso noi di fronte alla vita troviamo un ostacolo, sarebbe controintuitivo, no, mi fermo, come diceva Antonio, mi metto lì di fronte al masso, chi ce l'avrà messo, oppure chiamo, mi vado al negozio a prendere una pala per levarlo, e poi alla fine mi metto in macchina e magari ci ho fatto una buca e ci cado. E nella vita però noi facciamo così, non andiamo a guardare la strada libera, ma il masso. Tra l'altro poi nel guardare il masso cosa succede? Fate proprio, siete in bicicletta, c'è il masso, iniziate a focalizzare l'attenzione, cosa succede? Man mano che andate avanti il masso diventa sempre
più grande, poi è inevitabile andarci a sbattere, non ci si vede più la strada libera. E quindi la cosa istintiva è andare a prendere la strada libera. Poi semmai in retrospettiva uno si può fermare e domandarsi, ma mai c'era quel masso, però intanto sono già più avanti, è quella cosa istintiva che facciamo tutti di fronte. Eppure nella vita è un problema di matematica, no? Mi fermo lì, mi devo mettere la calcolatrice a capire come mai, come spostarlo. È giusto, ma come... so, ci so. L'hanno messo lì per me. Contro di me. E tutti addosso, che uno va a vedere tutte le volte che trova Massi nella vita. Bravo. E troverai solo Massi poi. E poi come dice. Massimo, tra l'altro. Non troviamo nemmeno te, troviamo come Massi. Già, vedi, massi che non ci sono, no? Che facciamo finta che non ci siano, vediamo altri che non ci sono, perché abbiamo paura, no? Del primo, ecco, forse l'abbiamo costruito il masso. E quando poi diventa un masso e sta solo nella scarpa, perché quello diventa patologico. Anche. Ce lo portiamo dietro. Uno se lo mette nella scarpa. Non si sa mai, potrebbe servire. Se poi mi ricapita, no. Ce l'ho, eh. Così la prossima volta lo vedi, me lo porto dietro. Ecco, un riduttore di complessità può essere la teoria di Vilfredo Pareto, non so se l'avete mai sentita nominare, la legge 2080, ed è un'altra legge. E ci, è un principio, tra l'altro se, lui abbiamo detto il reso di Occam è un principio di economicità, non a caso Vilfredo Pareto, la prima anche strana, Vilfredo era un economista tra l'altro, e lui studiando i flussi finanziari, siamo nel secolo scorso più o meno, lui aveva individuato questa legge 20-80, cioè lui dice il 20% delle cause genera l'80% degli effetti, ok? Allora vediamo la, semplifichiamo la cosa, no? Calata nella realtà. In base alla legge di Pareto, che poi si trova, le riscontri, assolutamente, il 20% delle società quotate in borsa detengono l'80% della capitalizzazione complessiva. Il 20% delle persone sono quelli che fanno poi l'80% degli incidenti stradali. Bene? Anche nei virus, il 20% delle persone contagiate genera l'80% dei contagi generalizzati. Vediamola ancora più semplice nella situazione nostra. Se voi aprite il vostro armadio, immagino abbiate dei vestiti, no? Ok? Pareto vi dice, se voi fate attenzione, probabilmente voi utilizzate nell'80% delle situazioni il 20% dei vestiti. Cioè c'è un 80% dei vestiti che non usate quasi mai. In genere tendete sempre per... La rete non teneva conto del Covid in cui la parte sotto è il pigiama, tanto si pigiama. Ma questo l'aveva fatto prima cosa. E quindi vedete, in genere c'è questo 20% che c'era l'80%. Noi se cominciamo vediamo un po' quell'effetto farfalla, cioè la cosa piccola, magari apparentemente più semplice, è quella qua che genera l'80% degli effetti. Noi spesso in maniera molto intuitiva lavoriamo all'opposto, diciamo, cioè facciamo l'80% per ottenere poco, cioè la invertiamo nella nostra vita quotidiana. Questo secondo me è una cosa che, tra virgolette, una di quelle cose semplici di cui non teniamo conto che ci fregano, cioè andiamo a fare tanto per avere pochissimo, laddove invece invertendo la cosa, facendo meno, ma arrivando all'essenziale possiamo ottenere molto, molto di più. Questa è una curiosità che vi invito a vedere, parecchio, pochi lo, non so, non tanti lo conosco, però è un principio, poi magari nel proprio 20 sarà il 20,1, 19,9, però si è visto che in tantissime situazioni è possibile, cioè salta fuori questa, che è un principio che è assolutamente in linea con la soglia di Occam, cioè lui dice leva tutto, tieni solo il 20% e avrai l'80% degli effetti. Probabilmente anche nelle nostre azioni quotidiane, quando ci poniamo gli obiettivi, c'è un 20% che poi è il segreto di tutto, l'effetto farfalla, cioè la cosa piccola che amplifica, ci fa avere in alto. E noi l'ho retta la moda, no? Siamo abituati che ci hanno insegnato così la sovrastruttura, devi fare tanto, se non fai tanto non ottieni. E spesso più facendo, infatti chi diceva Sonia l'ha detto che più facendo ottieni, spesso è lo giusto.
questa è anche la terapia centrata soluzione, è un principio, insieme a quello di Occam. Occam diceva non fare niente più del necessario, e noi in psicologia critica lo traduciamo non fare una seduta più del necessario. Ha letto Freud, no? Le analisi interminabili andavano avanti tantissimo, e invece provando a ribaltare magari con un certo numero di sedute, se riesci a trovare le cose essenziali, ottieni un grandissimo effetto, e solo con quelli. Poi arrivare al 21, al 30, poi in realtà l'80 non lo cambia, ok? È difficile rimanere sul 20, e rimanendo sul 20 ci rimarrebbe tanto dell'organizzazione, di cose giuste, eccetera, per fare poi altro. Questo è un riduttore di complessità, ecco, se lo, questa teoria. Allora, andando sempre avanti su questo, come si fa a ridurre, a arrivare a questo 20%? Un esempio potrebbe essere ragionare, mi riallaccio a quello che aveva detto Massimo prima della pausa, la capacità immaginativa. Effettivamente, di fronte alle cose che non conosciamo, spesso ci perdiamo, abbiamo parole e emozioni, un eccesso di parole, di teorie, no? Oppure ci spaventiamo, abbiamo soverchiati dalle emozioni, perché di fronte all'ignoto, al grande ignoto, non sappiamo, abbiamo un pulsante, le formichine chissà dove vanno, di fronte ai sistemi caotici ci spaventiamo, oppure iniziamo a pensare tantissimo, no? E non arriviamo poi molto, diciamo, dove vogliamo andare. La cosa interessante è con la capacità immaginativa, e quindi il modo di pensare di chi? Dei bambini, le fiabe hanno, se ci pensate, un linguaggio semplicissimo, molto semplice, fatto anche di ripetizione. Perché? Perché deriva proprio dalla cultura orale, cioè mentre le persone lavoravano si raccontavano storie, favole, fiabe ai bambini, li ripetiamo, no? Cappuccetto Rosso, i tre porcellini, e ci sono anche lì delle ripetizioni. È un linguaggio molto semplice, in modo che possa essere memorizzato subito, ed è un tipo di linguaggio che viene prima del pensare al problema di matematica, ecco, ok? Poi ci viene aggiunto quello e lo perdiamo, la capacità immaginativa. E le immagini sono a metà strada tra le emozioni e le parole, e spesso questo non lo sfruttiamo abbastanza, ci soffermiamo solo sulle parole, le teorie, e quindi scadiamo poi nel complesso, oppure ci blocchiamo, l'emozione ci frega. E quindi è un vi lascio questi due esercizi, così vi rimangono anche insieme a quello di Marco, e poi dove sono due esercizi semplici che poi tra l'altro utilizzo molto negli sportelli d'ascolto, che è un'altra forma, ecco, proprio perché i ragazzi hanno questo modo di pensare che è diverso dagli adulti. Tra l'altro, poi con ragazzi, con bambini, gli sportelli d'ascolto non si ha la possibilità, altro che sedute, terapie interminabili come quelle faceva Freud, non si ha la possibilità di fare 100 sedute, spesso nemmeno 4 sedute, colloqui, spesso nemmeno 4, e poi in maniera discontinua, ok? Che lì comunque è un servizio sociale che si fa, e chiaro, magari poi ragazzino o ragazzina c'ha banalmente anche nel giorno in cui ce lo sbatte l'ascolto, appunto magari l'esame di matematica, eccetera, che comunque deve fare, ok? E quindi lì bisogna andare molto all'essenziale. Uno dei modi per andare all'essenziale è proprio quello della capacità immaginativa. Ve ne ho messe due. Allora, il primo è quello di pensare nei termini di una fiaba, cioè se il mio quotidiano, magari non tutto, qualcosa del mio quotidiano, lo dovessi paragonare o trasformare in una fiaba, in una favola, quale favola mi viene in mente del mio immaginario di quando ero piccolo o piccola, ok? Allora, chissà, magari sono in una situazione tipo quella di Dorothy, no? Che deve ritornare a casa, o seguire la strada dei mattoni rossi, scusate, dei mattoni gialli, dei mattoni dorati, oppure chissà, sono un po' nella situazione di Cappuccetto Rosso, no? Che devo evitare il lupo per portare la torta alla nonna, oppure ancora possiamo anche amplificare nel nostro immaginario collettivo. Ci sono anche film, per esempio quelli della Marvel che sono usciti, no? Negli ultimi anni, oppure pensiamo anche al Signore degli Anelli o altro. L'importante è che sia qualcosa di fantastico, perché noi sull'immaginario è una di quelle cose che tendiamo a scartare, a non valorizzare abbastanza, proprio perché lo usavamo da piccoli e poi subentra il problema di matematica, cioè devo pensare in quei termini lì. Perché
perché magari penso che facendo tanto, sforzandomi tanto, riesco a ottenere tanto, che non è assolutamente vero. Invece le fiabe, ecco, è un ritornare, diciamo così, un po' come eravamo bambini. E quando eravamo bambini, appunto, i problemi non c'erano, se ci pensate. O qua, probabilmente non c'era il pensare ai problemi, anche perché banalmente c'erano i nostri genitori o altro. Però una parte di questo è data anche proprio dalla capacità di immaginare. E di fronte alle cose che non conosciamo, è come si affrontano. Proprio immaginando, come diceva Massimo prima, no? Cioè, se io devo immaginare cosa succederà. E la domanda del miracolo, poi, che è l'intervento base, no? Della terapia, tutta la sua funzione di quel tipo di mentalità, è che cosa accadrebbe di meraviglioso, insomma, se tu risolvessi immediatamente, così schioccando il dito al problema? Da cosa ti accorgeresti di essere arrivato al livello, aver fatto l'upload, no? Di essere arrivato oltre? E che cosa accadrebbe? E questo ci porta all'altro breve esercizio, che è quello che ho intitolato, prendendolo dal titolo di una biografia di un cantante rock, vi spiego anche l'aneddoto, a cosa serve questo pulsante. Lui aveva fatto questa, la sua biografia l'aveva intitolata così, perché? Perché lui aveva questo modo un po' bambinesco, fanciullesco, se vogliamo, no? Di porsi fronte alla vita. Cioè, io premo il pulsante e chissà che accade. E il bambino lo fa questo, io premo il pulsante e chissà cosa accade. Noi da adulti non lo facciamo, noi in genere premiamo il pulsante se sappiamo che cosa succederà. Tant'è vero che lui spiega, no? Come aneddoto, che aveva avuto difficoltà a tradurre quel titolo in lingua tedesca, per esempio, perché i redattori tedeschi dissero, no, ma in Germania assolutamente non ha senso questo titolo. Se io premo il pulsante, il tedesco lo deve sapere che cosa accade, assolutamente. Io credo questo valga però un po' anche, non solo in Germania, magari sono un po' più, tra l'altro la proprietà lì è la sede di Honka, quindi forse l'hanno perso un po' più di noi, però probabilmente vale anche per noi, perché noi da grandi sappiamo il pulsante e non sappiamo cosa succederà, non lo leggiamo mica quello, assolutamente, no? No, è lì, ho paura, non sappiamo. Invece la curiosità del bambino è proprio quella, sì, il bambino è una bimba di 3 anni, se vede una cosa la tocca subito, vediamo che succede, ecco, e c'ha quella cosa, e questa noi la perdiamo, e facendo così cos'è che perdiamo? La curiosità, lo stupore, la meraviglia, che ripeto è l'emozione nella sua semplicità più potente, perché fa piazza pulita di tutto quello che c'era in precedenza. Se noi eravamo tristi, preoccupati, col momento di eureka, di stupore, si accende la lampadina di Archimede Pitagorico, ci dimentichiamo automaticamente di tutto quello che c'era prima e ripartiamo. E noi questa emozione, se ci pensate, tutte le volte avete provato stupore, quando è stato? Io non credo nelle ultime 24 ore o 48 o 72, ecco, probabilmente bisogna andare un po' più indietro. Magari se invece vi chiedo quante volte siete preoccupate, avete avuto paura, un'ora fa, 3 ore fa, ieri, ecco. Quindi fa vedere che la curiosità, che pure è una delle emozioni di base, la usiamo poco. E se la usiamo poco, ecco, come diceva Antonio, come avere una notte e non usarla, si perde di ricchezza, assolutamente, se ci si impoverisce in questa maniera. Ecco. Quindi la curiosità è una soluzione semplice, eppure molto potente, ok? Quindi vi lascio questi due spunti, e il discorso dell'immaginazione è questo, cioè provare a tirare fuori un'immagine, ok? Non affermarsi al problema di matematica, 2 più 2, 4, che poi nella vita spesso fa 3 o 5, ma pensando proprio in termini immaginativi, no? Al vostro quotidiano o altro, ecco, di legarlo a un qualcosa, a un'immagine, poi da quell'immagine chiaramente può venire fuori un racconto anche, no? E quindi mettere la nostra vita sotto forma di racconto, che poi è quello che si fa in terapia, cioè ci si racconta, anche lì, il rasoio di Occam, se leviamo tutte le inutili complessità probabilmente, no? Che cos'è una terapia? È un rapporto interpersonale, dove uno racconta e l'altro ascolta, dove un terapeuta magari fa delle domande ad hoc e aiuta a far ragionare l'altro, ma è un racconto, è un rapporto interpersonale, levate le teorie e tutto il resto, ecco. E quindi vedete, questa è l'essenza, è quel 20% di cui parlavo prima. Quindi vi lascio questo esercizio su cui poi magari metabolizzerete, ecco. E sono due spunti, va bene? Che si riferiscono a due modi di pensare che in genere non usiamo.
usiamo pochissimo, eppure secondo me entra nel 20% giusto. Ok? Avete qualche domanda? Massimo. Ah, benissimo, vai, siamo qui apposta. Ma prima io vorrei sparare un colpo a favore della matematica. Sì, abbiamo parlato male finora. La matematica è un modello. Sì. Ora, purtroppo, ecco, su questo sono d'accordo, e siamo cresciuti col modello Aristotelico. Sì. 2 fa 4. Esatto. Oggi, per fortuna, i matematici sono molto più avanti. Sì. Oggi 2 e 2 può fare 5. È normale. Sì, sì. Si tratta di capire il linguaggio, e vengo alla cosa seria, che credo sia un problema che attraversa ora i danni, i droghi, cose, sì, cose ormai se lo scorso, altre persone, altri ambienti. Il problema è il linguaggio, perché è il linguaggio non tanto in quanto del linguaggio parlato, ma del linguaggio immaginativo. E mi veniva proprio in mente quando ho fatto pensare ai bambini, perché io ho l'esperienza delle relazioni dei miei figli, e i miei figli sono cresciute con le favole, con Pinocchio, Cenerentola e quant'altro. Però i bambini di oggi crescono con altri modelli. Allora, il problema relazionale, anche con la chiusa, il stesso discorso che il rapporto terapeutico, il rapporto relazionale fra due, se si tratta di sedute di tipo classico, sì, oppure se si va poi sulle famiglie, è ancora più complesso. Certo. E il problema del linguaggio, secondo me, è una problematica molto, molto potente, sulla quale bisogna fare molta attenzione, perché non sempre nella relazione terapeutica è facile e semplice cogliere le differenze di linguaggio. Questo, e secondo me questo, siccome voi siete tecnici, sì, sì, batterete con i tecnici, cioè credo che sia uno degli aspetti chiave, anche perché per educazione e formazione normalmente noi siamo portati a utilizzare una forma letterale del concetto. Prima si parlava sul fatto dell'immaginare, cioè del tradurre dal pensato allo scritto, che obbliga a strutturare modelli concettuali rispetto a fantasie che sono molto comuni. Però questo qui però è sul tema poi del comunicarsene, al di là della semantica, della semantica, sì, sì, non ci frega nulla. Però sul rapporto terapeutico questo è un aspetto chiave, sì, sono aspetto chiave, se non si riesce, e purtroppo quello che ne so non mi interessa a me, insomma, in genere, soprattutto nelle terapie lunghe, questa è una cosa che non viene molto valutata e che è uno dei fattori di fallimento, sì, che è una delle cose che, sulle quali io sono convinto che servano pure le terapie brevi, è sul fatto che le terapie lunghe, proprio perché mancano questa flessibilità, sì, che c'è essenziale, serve più ai terapeuta per capire meglio se stesso piuttosto che fare la funzione fondamentale, che è quella di aiutare, sì, quello che già certamente. No, ma ha perfettamente ragione, cioè il linguaggio è fondamentale. Infatti, ecco, anche lavorando sulle metafore, sulle immagini, spesso si fanno, perché l'immagine semplifica, ok? Semplifica tantissimo. È evidente che se io sono un ragazzo che è campione di basket, no? Gli faccio la metafora, rispetto a questa cosa X, sei riuscito a fare canestro. È chiaro che quella gli arriva e lo illumina, una cosa del genere. È chiaro che la stessa cosa, se utilizzo la metafora, che può anche andare bene, no? Fare canestro, con una o uno che non gliene frega nulla dello sport, non gliene frega nulla, non gli arriva, non la fa sua, e quindi sto parlando un linguaggio che non è il suo, assolutamente, ecco, quindi mi devo calare, quindi se sto parlando con una ragazza che è esperta di cucina o altro, posso fare l'esempio della torta, e prendere uno spicchio, oppure no, degli ingredienti, quali sono gli ingredienti giusti che utilizzeresti, e per esempio in una torta se tu ti metti a usare il formaggio la rovini, no? Ecco, che cosa sarebbe l'equivalente che ti aiuta
è chiaro che se io parlo per una cosa leggera, uno che è come me, che io sono malapena a aprire le scatolette, diciamo così, non mi arriva una cosa del genere. Certe volte mi ferisco anche nel aprirle e sono disastrato, e non mi arriva una metafora sulla cucina, non me ne frega nulla. Sì, esempio, sarà quella di plastica, assolutamente. La cosa più pericolosa, sì, sì, è un'interpretazione soggettiva diversa. Ah, certo. Questo è devastante, perché appunto anche io ho fatto un po' di formazione, sì, in ambito sociale, parlando il linguaggio, pensando che tutti si condividesse, e poi verificare che non era assolutamente così. Quindi penso che anche nel rapporto terapeutico, sì, o anche relazionale, la prima cosa sia proprio una questione semantica, verificare se inquadriamo nelle parole gli stessi concetti. Ah, perché questo è proprio l'ABC. L'abilità di fondo che tutti danno per scontato, e invece delle cose più semplici, sì, non lo è, perché ognuno è portatore di una storia con i suoi significati, anche ai concetti più semplici. Soprattutto quelli, che se noi l'intro 20%, se noi a questo 20% ci aggiungiamo i modelli, le teorie e così via, non teniamo conto di queste, gli diamo per scontate, no, ma tanto io però di base te lo capisce, no? No, e quel 20% poi faccio costruire tantissimo sopra, ma anche frana, perché non ho tenuto conto di quel 20%. C'è un po' di questo, perché il 20% è così identico a quello che mi ha detto. Cioè, durante quello, una persona dice, voglio stare più, voglio riposarmi di più, ma così identico devi riposarti un po' di più. Per me riposarmi è la meglio volta a cercare i videogiochi. Sì, tempo quello, magari per me. Magari anche per lei cambiare di portata. È un casino se poi dobbiamo decidere di riposarsi, no? Quindi noi siamo marito e moglie, però è vale, figuriamoci un rapporto terapeutico. Dove non si conosce nulla, esatto, dell'altro, che ha un suo linguaggio, esatto, e attraverso il linguaggio ha un suo modo di capire, sì, il mondo. Sì. Immaginiamo come parliamo, no? Come usiamo la voce, noi non teniamo i dati a mandare, anche interattivo, nessuno ci dice come usare le pause, sì, altri i toni. Lo impariamo magari un po' in maniera razionale, la bella e meglio. Eppure quanto fa la differenza come parliamo, no? E anche quello va per il 20%. Il 20% è giusto. C'è un aspetto anche epistemologico. Antonio e Luigi, un psicologo con cui lavoro, fanno una parte sull'approccio narrativo, certo, che epistemologicamente la parte della solution focus deriva anche dalle teorie socio-costruzioniste. Cioè la realtà è una narrazione, non è vera, è una narrazione, dipende da come ce la raccontiamo. Questo fa sì che l'ambito del solution focus, il consulente o il terapeuta, non parte con l'idea che il mio modello è giusto o che è vero, è che io lo racconto in un modo, tu come lo racconti? È la curiosità di cui parlavo, è la curiosità mia, in questo caso da consulente, di essere curioso, di vedere che cosa ti è utile, che cosa, come lo interpreti. Ma la parte veramente, secondo me, che trasforma il solution focus da una tecnica a un approccio, è che quello che noi dialoghiamo non accade qua dentro o lì dentro, accade qua nel silenzio che creiamo. Noi non comunichiamo, noi siamo convinti di comunicare con le parole, ma non comunichiamo veramente, a mio avviso, con le parole, noi comunichiamo nel silenzio. Steve Descesa diceva, noi ci fraintendiamo continuamente, e che lo facciamo in maniera utile. Ti piace la Nutella? Certo che mi piace la Nutella. Io non ho la più pallida idea di cosa lei prova quando assaggia la Nutella, e lei non ha la più pallida idea di cosa io provo sulla sua. Ma ci convinciamo che la Nutella è una cosa che ci piace a entrambi. Se voi guardate nelle coppie, non parlano, si guardano, si capiscono, è quella parte del silenzio che fa la differenza, del comprendersi al di là. E non è neanche importante addirittura comprendersi, ma quanto comprendersi io con me stesso. Comunicare per comprendersi vuol dire che io mi comprendo grazie all'input che mi ha dato lei, e lei si comprende grazie alla domanda che ho fatto io, ma non è la domanda che lei si rifà nel momento in cui gli pongo quella domanda.
c'è un esempio molto bello di un mi sfugge il nome, di un coach inglese che ci fece in un convegno il diagramma del DNA. Che il DNA descrivete secondo questo schema, usando questa metafora, il rapporto di sessione solution focus. Ecco, un filamento è il cliente, l'altro filamento è il consulente, che si avvolgono tra di loro nel dialogo, e le proteine sono la domanda del miracolo, la domanda di scala, le varie sezioni. Alla fine, quando John Brooker, quando tutti quanti hanno lavorato su questo, io dissi: c'è anche un altro aspetto. Abbiamo descritto tutto, abbiamo descritto i filamenti, abbiamo descritto le proteine, abbiamo descritto cos'altro c'è? È che il DNA ha un sacco di spazio vuoto dentro. È quello spazio vuoto in cui io sono vuoto e mi arriva quell'intuito, quella domanda, o mi arriva a me o arriva al cliente. Quindi l'arte semplice di creare vuoto, un vuoto che poi diventa pieno. Io personalmente in quel vuoto mi importo tantissimo, perché non devo neanche pensare troppo, devo semplicemente rilassarmi e stare a aspettare che arriva l'intuizione, ed è quello che fa la differenza secondo noi nel solution focus, che io non porto un'idea perché non ho la verità, e neanche lui ce l'ha, cioè lui c'ha la sua verità che vale tanto quanto la mia. È in questo approccio che insegnano loro di realtà. Io divento curioso e non difendo la mia teoria, l'altro non difende, allora possiamo co-costruire insieme qualcosa che è più utile rispetto a quello di adesso, perché se adesso è già utile così, perché devo venire a parlare con noi? Non serve. Quindi serve se possiamo costruire, co-costruire, ma soprattutto la persona se la costruisce da sola grazie ai nostri suggerimenti, ma sono domande che fanno aprire nuovi scenari. Quindi noi di fatto quello che facciamo è offrire quanti più scenari possibili, in modo tale che le persone possano sentire che hanno più possibilità, e le possibilità arrivano da tanti livelli. Le metafore che possono essere l'immaginazione, che può essere, cosa cambia se io scrivo un haiku come lo scriverei, no? Potrei semplificare. Cosa mi stupisce adesso della natura? Guardo quella nuvola, guarda quella nuvola, che mi dice? Guarda, interessante. Sì, quindi assolutamente, e parliamo tutti un dialetto, il nostro dialetto, e intendersi fra dialetti non è assolutamente semplice, sono tante cose per scontato. E un discorso del levare per aggiungere, per fare saltare la ricchezza, provate a vedere anche su YouTube qualche sequenza di un film che magari conoscete benissimo, no? E provate a levare l'audio, ok? Quindi state togliendo qualcosa, state togliendo tanto, no? L'audio. E guardate, osservate, quella scena che magari avete visto mille volte, non so, già, tre volte o quattro, è un film che vi piace, e la guardate senza audio, senza colonna sonora, guardate solo i volti delle persone, il silenzio, come diceva Marco. Io credo che poi in quei 2 o 3 minuti riuscirete a scorgere qualche cosa di nuovo, vedete, levando che salta fuori della ricchezza, che magari non avevate notato, quella smorfia di quell'attore che magari vi piace e per come recito altro, che non avevate notato perché eravate concentrati sul dialogo, ok? E vedete, quindi levare qualcosa per far emergere, ecco, un po' il rasoio di Occam, ma fondamentalmente questo non è solo levare e basta, per semplificare, levare per far emergere una ricchezza che magari non avremmo notato perdendoci in quell'80% di cose complesse. Una domanda: cosa succede alla matematica o al modello delle variabili, ma cosa succede quando mettiamo anche una variabile del subconsciente di quello 80% che non sappiamo che abbiamo, che siamo programmati e che non siamo così consapevoli, e che di solito c'è una reazione a qualche cosa che facciamo che neanche sapevamo che avesse un effetto su di noi. Esatto, no? E soprattutto ovviamente di queste cose che sempre dicono tanti autori, no? Che sono programmi, anche abbiamo imparato da 0 a 7 anni,
tutto questo discorso, diciamo, che abbiamo dentro, che è difficilissimo aprire quello scatolo, mm-hmm. iniziare a andare fino in fondo, ma che è veramente determinante proprio nella nostra, nelle cose che facciamo, anche se abbiamo l'immaginazione, anche se abbiamo modelli matematici, anche se usiamo, sai, il nostro cuore, l'istinto, però, ma sempre arrivano questi programmi che di solito mettono un po' di ostacoli e che ci fermano un po'. Dipende come li vogliamo vedere, nel senso, se in terapia centrata sulla nell'approccio centrato sulla soluzione, come in altre aree comunque filosofiche e anche di modi di vedere, la differenza la fa come parliamo delle cose e in che modo le vediamo le cose. Se noi intendiamo, cioè nel senso, possiamo decidere di parlare o comunque di vedere il nostro mondo a secondo me un diverso punto di vista, e quindi se vogliamo analizzare in ottica di complicazione e problemi, allora io individuerò facilmente perché sto parlando in quell'ottica di complicazione e problemi, quindi continuerò a vederlo. Se invece decido, almeno scelgo di vedere il mondo in un'ottica di soluzioni, in un'ottica di a cosa mi serve, in cosa mi può essere utile, allora forse quello stesso strumento, perché nella descrizione l'impressione che è passata è che abbiamo questo bagaglio da 0,7, ok? E questo bagaglio 0,7, cavolo, è un sembra una catena che me la devo trascinare tutto. Però il bagaglio 0,7 è quello che mi ha permesso poi di fare quegli ulteriori passi da 7 alla mia età attuale. Quindi forse potremmo intanto iniziare a vederlo, comunque iniziare a considerarlo non solo come una possibile catena, ma anche forse qualcosa che mi potrebbe essere utile. Se in qualche modo ritorna, se in qualche modo è come se fossero le prime lettere dell'alfabeto. Io poi dopo imparo a parlare un linguaggio più o meno complesso, ad utilizzare termini sempre più variegati per esprimere i miei concetti, però sempre da ABC sono dovuta partire. Quindi forse potremmo iniziare a considerarli anche magari in maniera diversa, insomma, caratteristiche, elementi di me, che cosa ci posso fare? È solamente una cosa che mi frena? Siamo proprio sicuri? Oppure è qualcosa che torna e magari mi potrebbe essere utile? Questo non per far finta che non ci sia quello 0,7, ma per cercare di far sì che in qualche modo si armonizzi e rientri, per quanto possibile, almeno che la mia forma di semplificazione, la mia forma di teorizzare, possa anche unire, accogliere, e questo è un altro punto importante da tenere in accogliere, anche questo fattore, questo elemento all'interno della mia curva lineare che sto tracciando per cercare di essere il più possibile o al meglio possibile semplice, ma non perfetto. Che la perfezione sarebbe una bella linea, tutti quanti si devono conformare a questa stupenda perfezione, che noia. Che noia, ok? Quindi forse in qualche modo accogliere anche questa caratteristica di me, quindi provare a guardarla con un occhio un pochino più morbido, affettuoso, morbido, sì. E in modo da poterlo anche quello riconoscere come parte di me. Sì, sì. Perché un altro punto importante del rapporto fra le persone, innanzitutto, in particolare del rapporto anche terapeutico, è l'accoglienza reciproca. Non solo il cercare di capire il linguaggio di chi si presenta a noi e noi cercare di utilizzare un linguaggio che sia comprensibile alla persona. Scelgo una metafora piuttosto che un'altra perché sarebbe non calzante, non sarebbe adatta per farmi capire nel messaggio che vorrei trasmettere il più possibile semplicemente. Ok? Ma anche accogliere la persona che si presenta a me con le sue caratteristiche a priori, non pensare a questa persona viene catalogata in base a questa difficoltà, allora sicuramente ha questa caratteristica che mi creerà problemi. Pesante, così diventa pesante. E un altro elemento è anche accogliere me stesso all'interno della relazione, le mie caratteristiche. Io posso studiare e imparare e memorizzare e replicare al meglio un qualsiasi lavoro, un qualsiasi tecnica, un qualsiasi tipo di approccio,
ma se non lo adatterò, se non, mi non lo accoglierò e non lo trasformerò in base anche alle mie caratteristiche, quindi in qualche modo non sarò anche un pochino indulgente con me stessa, con le mie qualità, allora se no diventerò una macchinetta che applica semplicemente stimolo, risposta, mi dici hai questo problema, io ti do questa risposta, non sarà adeguato, non sarà adatto in nessun rapporto. Nel momento in cui accolgo le mie caratteristiche, in qualche modo accogliere qualcosa di diverso, di accettare, ok? Non è semplicemente, ah, ne prendo atto, cioè, ok, sono anche così. Bene, accogliere vuol dire anche, anzi, qui mi rifaccio a quello che vorrei proporvi come piccolo esercizio, in qualche modo accogliere qualcosa in cui io faccio sì che apro me stessa, apro le porte della mia casa, apro le porte di me stessa per far entrare e farlo possibilmente star comodo. L'accoglienza, almeno nel mio caso, ha questo significato. E quindi è qualcosa che è più avvolgente. E se io accolgo, allora posso, come dire, armonizzarlo, posso farlo diventare anche parte di me. E in qualche modo utilizzarlo al meglio, far sì che io mi senta a mio agio anche con questa parte, con questa caratteristica, e io la posso utilizzare al meglio. Magari la mia caratteristica 07 mi è utile in certi momenti perché mi permette di essere precisa o metodica o di rispettare un certo tipo di standard che in quel momento voglio, ritengo utile per ottenere un certo tipo di risultato, allora avrà un senso. Sì, certo. Non so quanto sia più narrativo o più focus, però una cosa diversa dalle psicologie classiche non è capitato di pensarsi con degli schemi che ci comandano, che siamo in schemi a subire, ma è qualcosa che quindi chiama in relazione, no? Tu suona e dici questo, nel momento in cui io mi domando a cosa mi è utile il tesoro, la maniera del controllo, o l'ansia, la preoccupazione di pensare al peggio, mi dico sì, ma a me cosa mi è utile? Quando mi ha salvato, quando non mi ha salvato, da chi l'ho imparato, cosa posso imparare, cosa vorrei fare di diverso e tentare bene. Io mi metto in relazione con il mio subconscio e allo stesso tempo, non dico che mi divento padrone, però acquisto margine di manovra. Ok? E comunque per assoluto vado a valorizzare e non a patologizzare, che poi il focus della social focus, scusate per le parole, valorizzare l'altro, valorizzare noi stessi, valorizzare anche della nostra vita. Sì. E soprattutto imparo anche a stare in certe situazioni. Se io imparo ad accogliere, o almeno inizio a considerare, a cercare di ospitare queste magari parti di me, imparo anche un pochino a rimanerci. Perché non è che per forza, almeno non è detto che arrivare a una soluzione voglia dire per forza sconfiggere qualcos'altro o eliminare quella parte che non mi sta bene. Può voler dire anche vivo quella situazione, ci sto un po' dentro per cercare anche di comprenderla di più, non capire, comprenderla, quindi in qualche modo anche lì farla diventare più mia, e così, in questo modo posso arrivare a trasformarla, a farne qualcosa che mi possa arricchire, perché l'accoglienza è anche questo, non è semplicemente ospitalità, sono due cose diverse. Ospitare vuol dire, io sono, nel mio personale immaginario, sono gentile, vi accolgo, no? Anche i romani, gli antichi romani, il dovere dell'ospitalità era sacro, soprattutto anche con i nemici, prima di tutto si ospitavano, anche se non era, se erano persone nemiche, potenzialmente in guerra, perché lì era una sorta di creazione condivisa di creare un terreno di neutro in cui ci si poteva comunque guardare con l'altro e poi magari arrivare a contrattare in qualche modo. Accogliere è diverso. Accogliere vuol dire che almeno, ecco, lì viene fuori la, non vorrei arrivare subito a darvi la mia senso di accoglienza, di accoglimento, proprio all'esercizio che vi volevo proporre, utilizzando l'immaginazione. Perché accogliere, almeno il mio personale immaginario, penso anche nel vostro, può voler dire altro, è qualcosa di forse più caldo che passa anche attraverso altri canali. Vorrei appunto chiedervi appunto di immaginare, come Gianluca vi ha chiesto di immaginare la vostra, una favola che vi rappresentasse in qualche modo, di immaginare in qualche modo la parola accogliere. Cosa può essere associato
da voi alla parola accogliere. Può essere un'immagine, può essere un sapore, può essere un odore, può essere una sensazione, anche tattile, possibilmente. Vi faccio un esempio. Io alla parola accogliere la prima cosa che mi viene in mente è una bella sciarpa. Una bella sciarpa, nel mio caso, di un bel tessuto morbido, caldo, che posso mettere intorno al collo, possibilmente un po' grandicella, che se voglio possa arrivare anche a coprirmi un po' le spalle. Posso sentire anche la sensazione di questa sciarpa che mi avvolgo addosso, ok? Qualcosa di simile chiedo di fare a voi, anche molto semplicemente, anche rapidamente. Provate a immaginare che cosa per voi può essere simboleggiato e dare l'idea di accoglienza. E provate a immaginarlo, provate un pochino a vederne i dettagli di questa accoglienza, di questa immagine che voi riuscite a tirar fuori dal vostro immaginario, dalla vostra mente. Crogiolatevici un po'. Provate a sentirla. C'è nulla di più democratico dell'immaginazione, si può dire qualsiasi cosa, non sarà mai contraddetto. Non esiste vero e falso, eh? La relazione, vero e falso, soprattutto in una relazione, non serve a niente vero e falso. Potrei rispondere mettendo mano a un dei grafici? Certo, assolutamente. Poi ti posso ci sono i pennarelli. Venga. Cosa genera guardarlo da questo punto di vista? Immediatamente lo guardo, cos'è? La calza dell'Epifania, il gesso quando mi sono rotto il piede, ogni cosa che ci vedo mi dice qualcosa e mi fa venire in mente un lago, il circuito, non so, le manze, non so, del Mugello, no? Quante cose ci posso vedere? Anche la sciarpa. La sciarpa. La sciarpa. Sì, la sciarpa. Immaginare la vostra personale immagine di accoglienza, collegata all'accoglienza. Ti ha fatto sentire più accolta, e da un punto di vista di sensazione come la potresti descrivere? Allora, stato? Mi sono immaginato un cammino di una casa, avete presente Asti che si è cartellato, le case in pietra potete fare quelle, volevo chiedere che conosce come mai, ma questo è un cammino. Ha parlato dei romani, quindi. Ah, grazie. Sì, anche l'inconscio della signora è qua. Però è calore, sì.
sensazione di calore fondamentalmente. Ok. Un posto piacevole, non troppo grande, dove mi trovo più agio. Dove si rifugiare, andare più rosa adesso, no? Perché i galli stavano in Francia, dove è il posto più caldo d'Europa. Tra l'altro, quello che subito l'ho visto subito come un calzino di lana bello caldo e soffice, accogliente, calzino della befana. Allora ricco di doni, potenzialmente ricco di doni, ricco di carbone, di petrolio, assolutamente, ma il carbone che mette il fuoco su e ci fa risalcire anche con la befana cotta su quella vera, sì. No, quella di oggi. Io la Befana serie in un sacco di uta, c'era in fondo il dono, ma sopra c'era tutta una serie di carboni, la penitenza addirittura, con preghiere per tutti i peccati. Sì, no, io avevo la Befana, che il dono era molto, molto buono. Bisogna fare un bel percorso per arrivare al dono. Ma mi veniva su un bell'asino, un campanaccio, una paura per le piante della Befana. Per gli altri? Come avete cosa? Sì. Per me è una grande sensazione di rilassamento, perché l'ho immaginato un divano molto e poi il divano in casa mia, che è il bel posto dove io guarderemo anche quel divano con gli stessi occhi. sì. E quindi un divano molto grande, con una coperta calda, dove poter accogliere quindi sederci accanto in maniera totalmente, quindi anche più di uno, nel senso non essere più non solo io, ma magari venite accomodate insieme a me. Bello, molto bello. Qualcun altro? Anche io ho pensato nel cammino. Ho pensato anche io la stessa, il fuoco proprio anche per il caso, per tutte le sensazioni, diciamo, sì. Il calore, la sensazione di caldo, la sensazione quando il legno fa tac, che a me mi fa rilassare molto, no? Sì, questi bei suoni, e poi anche mi piace moltissimo guardare la forza del fuoco, una forza che la fiamma, che anche se sono molto rilassata, ma mi sento sì. Quindi mi sento in questo equilibrio, energizzata, ma rilassata, insomma, tutti i miei sensi diciamo entrano in un'armonia bellissima. Sì. E mentre lo descriveva, probabilmente anche voi avete immaginato il vostro stesso, il vostro personale camino, il vostro fuoco, avete sentito il crepitio della legna, quello del fuoco che stava scoppiettando allegramente, probabilmente avete sentito il calore e avete anche magari sentito quell'effetto energizzante di cui parlava anche la signora. Proprio per dare l'idea, è sufficiente, un'immagine, ognuno di voi l'ha personalizzata, l'ha fatta sua, l'ha tradotta a suo modo, ne ha fatto qualcosa di personale. Questo l'accogliere, quindi anche l'accettare, lo stare in certe situazioni può semplificarci la vita, può semplificarci la mente, perché ci permette di vivere le situazioni in cui siamo pienamente, senza troppi elementi rococò, troppi elementi di troppo, il troppo stroppie. Okay. Però non è detto che sia una cosa puramente essenziale, non è detto che sia necessariamente un mattone che possa rappresentare questa semplificazione, questa accoglienza, questo star bene. A volte può essere una scena, ed è bello forse anche per questa, che in realtà è ricca, è strutturata, ha tanti dettagli, coinvolge tanti sensi. E quindi sembra semplice, ma non è così semplice.
però è bella proprio nella sua apparente essenzialità, nella sua completezza, ecco, dall'idea di completezza. Quindi semplicemente, quando si parla di semplicemente, forse potremmo ragionare anche, cioè sentirlo proprio come un'idea di quell'opzione, quella situazione, quella condizione che mi fa sentire comunque, mi dà l'idea di essere completa, di essere comunque a mio agio lì, di potermi comunque muovere lì dentro, di poter spaziare lì. A proposito di semplicità e di cucina, il nostro caro cuoco ama dire che fa la cucina semplice. Come? La cucina semplice. E poi si deve chiedere così, è semplice a cuocere. Prendo il pezzo di carne, lo cuocio, i sughi li conservo, se i succhi li conservo per farci il condimento, prendo le verdure, certe cose le faccio in un modo, le altre le pulisco, con l'acqua ci faccio un'altra cosa, e dici io non compro dolci di carne, sapori di non mi frega niente. Io prendo il cibo buono, gli alimenti buoni e uso tutto, la pizza la fine. E lo utilizzo in tutte le fasi della cottura. Ma io faccio cucina semplice, nulla di più. Però in realtà nel suo dire faccio semplice, faccio con quello che ho, di vero grande segreto. E fatto buonissimo. Se mi dà lui il ristorante di granato. Sì, ma scusa, quanto si paga? Zero, poco. Avete osservazioni? Altro? Abbiamo i compiti da fare. Cioè, a parte i compiti. Sono cose per voi, ve le portate, ne farete quello che vorrete. È un compito gradito. A parte i compiti, che cosa vi portate a casa? Qual è la cosa che vi è piaciuta di più? Io ormai. Avete questo tempo per me. Questo. Che non è banale, a proposito della routine quotidiana. Una cosa che faccio quando io mi fermo, mi accorgo che non mi fermo solo per me, il mio fermarmi è anche una sorta di rispetto degli altri, perché quanto io più sto bene, tanto più posso supportare gli altri. Quanto io più faccio, alla fine arrivo talmente stanco che non aiuto. Quindi il mio, mi piglio il mio tempo, non è poi così egoistico se lo penso, no. Perché anche questo fa parte del mio lavoro, perché per supportare altri devo avere lo spazio di essere creativo, di essere. E quindi il mio tempo fa parte di quel darmi agli altri, fa parte anche quello, cioè io l'ho messo nella mia agenda come una cosa necessaria. Se la mattina ho supervisione, io non vado a meditarmi. Così che mi permette di essere più accogliente, più riposato, ma lo faccio per me, perché poi così sono, mi diverto anche di più, ma lo faccio anche nei confronti degli altri. Quindi prendermi tempo è anche una cosa che tra alcuni dicono troppo egoistico, non lo faccio. Questo è un altro modo per. Capisco. Antonio, stai dicendo una cosa? Sì, posso tempo. No. Io mi posso. È un po' portare a casa una conferma e una novità. Semplicità prima con chiarezza. La semplicità è quella cosa che permette di vedere in modo chiaro sistemi complessi, no? Situazioni complesse. Torna a quel disegno lì, no? Prima si accennava una cosa che mi porta a casa dalla matematica dei superiori. Io lavoravo da bambino, poi da studente delle superiori lo sono massacrato. È il concetto di sistema, no? Non è semplicemente l'equazione, la formula matematica che descrive un andamento. Ma il sistema ti dice, parentesi H, tre equazioni ti spiegano qualcosa che non sono equazioni che sono un po' spiegate, no? E in base al valore dell'incognita della X o della Y, usa un'equazione diversa. E la soluzione è quando con le stesse incognite spieghi tutte e tre e funziona tutto. Noi possiamo, la semplicità magari, la capacità di trovare quel sistema a tre equazioni, non a 18, non a 19, ma nemmeno a una, che ci permette di avere una visione articolata ma chiara. Ok? E questo è il caso. Bene, grazie. Che anche quello che quando tu davvero padroneggi quella cosa, tu
tu la puoi spiegare in maniera chiara e semplice, come se tu la raccontassi a un bambino di 3 anni, ma se tu non la padroneggi e non gliela racconti, se tu devi difendere il tuo ambiente userai parole diverse. Pensate a come parlano gli avvocati, tu non lo capisci quel linguaggio, ma è necessario che tu parli un linguaggio diverso perché lo difende e tiene conto di un certo ambiente, no? Quindi ogni ambiente ha il suo linguaggio, ma quando io riesco, padroneggio davvero, allora trovi l'avvocato che ti spiega magari una cosa, o l'economista che ti spiega una roba estremamente complessa, ma ti ci fa arrivare, e in quel triangolo che dicevo io, conoscenza, struttura e passione, ti fa appassionare, certo, per quella cosa estremamente complicata che fa parte di quel mondo economico, che fai fatica, lui riesce, l'avvocato, un medico, riesce a tradurre in maniera semplice perché la padroneggia. Sì, no, io dicevo questo, quello che mi porto a casa è l'aver riposto l'attenzione su quel 20% e la preziosità che ha quel 20% rispetto alla dinamica della vita, ecco questo. Ottimo. Ok, allora ringraziamo tutti di aver partecipato oggi. Grazie a voi, grazie.